Federico, è pronta la cena? Buon Buon appetito. appetito. Mi passeresti il pane? Ragazzo di soli 14 anni è stato minacciato di Grazie. morte Prego. Che e ha fatto la aggredito dai suoi mano? compagni di scuola. I genitori Allergia. sono intervenuti e hanno sporto denuncia. La situazione si è aggravata. Il ragazzo ha dovuto lasciare la scuola per alcuni giorni e recarsi in una struttura specialistica Mamma, dove ha la può possibilità di venire un mio parlare con amico i domani per dottori cena? per cercare di superare il trauma e Certo, l'episodio. tesoro. Siamo riusciti ad Va avvicinare i benissimo. genitori, i quali sono arrabbiati e delusi e vogliono fare appello agli altri genitori, ma soprattutto ai ragazzi che... Ehi! Ehi, ciao! Oh, senti un po', dimmi che ne pensi. Va bene. È la tua? Sì. L'hai finita? Sì. Ti piace? Lo sai, non è proprio il mio genere. Vabbè, va, fa conto che non ti ho chiesto nulla. Vuoi? No, grazie, ho il mio. Come va a scuola? Così, sempre uguale. Fede, tu devi fare qualcosa. Altrimenti sta storia non finisce, devi parlarne con qualcuno. Lo sai, no? Senti, ti andrebbe di venire a cena da me questa sera? Certo. Aspetta, prima che mi dimentico. Ti ho portato una cosa. Mamma, tranquilla, faccio io. Allora, come si chiama il tuo amico? Marco, non preoccuparti, mamma. Andrà tutto bene. Lo so. Ma essendo il primo amico che porti a casa, vorrei che tutto andasse per il meglio. Come ti sei vestito bene oggi? Dici? Benvenuto, Marco. Buonasera. Sono Garofani Verdi, i miei preferiti. Veramente un bel pensiero. Prego, accomodatevi pure. Grazie. Papà, lui è Marco. Ciao Marco. Molto piacere. Prego. Ho fatto il riso, spero che ti piaccia. Ah, io mangio di tutto, tanto.
Marco, dove vi siete conosciuti tu e Fede? Buonasera e bentornati. In un parco. Continuiamo subito con i video che ci avete mandato. Grazie. State comodi e divertitevi. Fede, guarda che c'è. Tutto bene, tesoro? Papà. Devo dirvi una cosa. Volevo dirvi questa cosa già da un po' di tempo. Marco non è solo un amico per me. Lui è il mio ragazzo. Sono gay. Come, scusa? Cos'è quella mano lì? Cos'è quella mano lì? Guardami e ripeti. Guardami e ripeti! Sono gay. Tu lo sapevi? Guardami! Lo sapevi o no? No. Mi fate schifo. Tu pure mi fai schifo, vattene via subito. Un figlio gay. Un figlio gay! Giorgio. Sono senza parole quanto te. Non ne sapevo niente. Possiamo parlarne, per favore? E di che? Di che dobbiamo parlare? Di mio figlio che torna a casa mia col suo ragazzo? Cerchiamo di affrontare questa cosa insieme. Non ci riesco. Non fa per me, non ci riesco. È tuo figlio. Ha solo bisogno di sostegno. Non ha nessuno. Pensa a come si sentirà in questo momento. Non vali niente. Sei disgustoso. Non meriti il rispetto da nessuno. Tutti ti disprezzano. Ma il rossetto te lo metti? Ti fai prestare le cose da mammina? Nessuno ti accetterà mai. Una volta si viveva meglio senza di voi. Vergognati! Mi fai schifo.